Benvenuta a una nuova puntata. Abbiamo ospite un cantante, Jody. La prima domanda viene spontanea per chi ci ascolta. Se dovessi descrivere chi è Jody, ma soprattutto perché Jody, come lo descriveresti? Allora, innanzitutto ciao Pietro, ti ringrazio di avermi ospitato. Allora, Jody è praticamente un artista che nasce nel lontano 2005-2004. Ecco, sono stato scoperto dal grande maestro Pregadio. Abbiamo fatto praticamente la festa patronale del mio paese, che è venuto lui comunque qua a fare un po' di musica e quindi a fare la classica corrida, non so se ce la ricordiamo. E quindi da lì ho partecipato a questa corrida e praticamente da lì ho vinto la corrida con il brano Romagna Mia, un brano classico dei Casadei. Allora avevo 10-11 anni e quindi ho vinto. Da lì il maestro Pregadio comunque mi ha detto: guarda, continua comunque a fare questa strada perché comunque hai una bella voce, quindi diciamo è giusto che devi continuare. Infatti lui mi ha indirizzato in alcune scuole di canto qua nella provincia di Catania, magari delle scuole di canto note, e quindi da lì ho intrapreso questo percorso comunque che poi mi ha portato a fare altri vari step. Quindi, ho fatto anche il Festival di Castrocaro su Rai 1 che nel 2011, quindi avevo 18 anni, lì c'era il grande maestro Fabrizio Frizzi, presentatore numero uno, che adesso non c'è più. E sono arrivato praticamente, mi sono classificato primo nel pezzo edito Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, e poi con il pezzo inedito, con il benedetto comunque io e te, scritto da Angelo Valsiglio, mi sono classificato terzo. Quindi diciamo che poi da lì comunque anche prima ho intrapreso nelle varie piazze comunque siciliane, quindi ho girato un po' con il mio manager nei vari paesi, comunque nelle varie feste comunque paesane, sagre. E anche ho fatto altri concorsi, Star Sprint. Comunque, l'unico più importante è stato questo di Castrocaro, perché ricordo che avevo 18 anni allora, quindi un pochettino eravamo tantissimi, eravamo 3.000 ragazzi. Infatti, la prima cosa che ho detto, dico, vabbè, posso credere che vado in finale su Rai 1? E invece è successo proprio così. Quindi, quella è stata per me una bellissima esperienza. E poi da lì, comunque, ho fatto altri concorsi, ho partecipato anche a Domenica In, sono stato ospite anche su Rai 1 e quindi da lì comunque fino adesso, comunque fino l'altra sera ho avuto un concerto con il mio manager in un paese qui vicino Palermo e quindi ho altre serate, comunque altre date comunque ora nei prossimi giorni. Quindi diciamo che sono un po' in tour prima che finisce l'estate e quindi inizia l'inverno, ecco. E poi ci saranno altri progetti comunque. E a questo punto parliamo intanto dell'ultimo singolo. Prima cosa, come mai questo brano, che poi comunque non è facile, è molto complesso nel suo genere? Questo diciamo che è un brano che è nato nel 1969. È stato scritto da Gino Paoli, un grande artista della musica italiana. Da lì comunque è stato cantato, ecco, da Alan Barriere, che purtroppo adesso non c'è più, ma era un grandissimo cantante anche lui, che appunto era lui che cantava questo brano. E comunque è stato riprodotto perché comunque con il maestro, con il grande maestro Vice Tempera, che voglio salutare anche, abbiamo deciso comunque di riprodurre questo brano, comunque di riarrangiarlo, quindi farlo magari in chiave più moderna, appunto perché è un brano che da parecchi anni non si è più sentito in Italia. E oltretutto anche perché è un brano che è stato secondo me valorizzato poco, quindi abbiamo voluto proprio rifarlo, questo brano, in chiave diversa, con altri comunque. Con altri strumenti, con un po' di chitarra, comunque un'altra melodia un po' diversa, e appunto di nuovo metterlo in gioco, appunto, farlo ascoltare in tutta Italia, perché comunque era un grandissimo brano, molto bello, molto orecchiabile, e poi con una bella estensione, appunto, che adatta alle mie corde. Quindi abbiamo detto con il maestro Vice Tempera: guarda, rifacciamolo, così in modo che gli italiani possano riascoltare dopo 45 anni di nuovo questo brano di Gino Paoli, che appunto è stato veramente un bel brano comunque che all'epoca era sentito e risentito tantissimo. Quindi abbiamo voluto crederci proprio in questo brano, quindi di riproporlo nuovamente e rifarlo ascoltare comunque a tutti gli italiani.
E quindi abbiamo fatto questo brano che è veramente magnifico, che è Vivrò. Come nasce il video musicale? Il video musicale l'abbiamo girato alla Phonoplay di Paolo Partinesi a Milano, quindi siamo stati lì, abbiamo fatto magari un video abbastanza semplice, quindi con il regista, non abbiamo fatto altro che comunque dentro la sala discografica, dentro la saletta, comunque abbiamo registrato con il microfono, vintage, comunque anni 50, e poi anche io con uno stile vintage, comunque più dagli anni 50, 60, ecco. E quindi abbiamo fatto un semplice video con una bellissima canzone, con una bellissima performance, di tutto il contesto che poteva essere appunto Vivrò, di Gino Paoli. Quindi abbiamo fatto un bel video che è semplice dal punto di vista perché comunque non è molto impegnativo, quindi non siamo usciti fuori oppure abbiamo fatto chissà che. Abbiamo fatto una cosa semplice ma pulita, in modo da mettere più, visualizzare più la voce, quindi far sentire la voce e far sentire questo brano appunto di Gino Paoli. Come trai ispirazione per i tuoi brani? Da cosa ti ispiri? Poi nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure nascono insieme? Guarda, a volte non so, nascono insieme anche, però a volte nascono magari prima la musica, poi le parole, quindi dipende magari il contesto come mi trovo. Questi due brani che abbiamo fatto, questo qua appunto di Vivrò con un altro brano che è già uscito di Jennifer Rush, della grande artista, The Power of Love, l'abbiamo fatto in versione maschile, un gran bel brano comunque che ha avuto tantissimo successo negli anni 70, negli anni 80, ecco. E quindi abbiamo anche riproposto questo brano, perché appunto da tantissimo tempo che comunque non si fa sentire più, quindi abbiamo detto anche con il grande maestro Licio Tempera, facciamo anche questo bel brano che è in inglese, e quindi un altro bel pezzo di Jennifer Rush, che poi è stato cantato di Celine Dion, comunque dei grandi artisti. E abbiamo fatto anche questo, che lì poi comunque anche la prossima volta magari ne parliamo. Perché già comunque è stato sempre una cosa che abbiamo fatto sempre con il maestro Licio Tempera, quindi un altro bel brano veramente, non vedo l'ora di farvelo ascoltare magari prossimamente. Comunque nasce tutto magari dai giorni, anche il mio stato d'animo, magari come mi sento in un determinato giorno, anche se sono in macchina possibilmente vado a mare, da lì nasce che le mie ispirazioni, quindi vado a cercare sempre un'ispirazione diversa in modo da concretizzare comunque la musica e quindi da poter magari scrivere qualche canzone, da poter dedicare più tempo, diciamo, alla musica, ecco. Quindi in base a come mi ispiro, com'è il giorno, ecco, magari. E da lì nasce tutto. È l'emozione che si prova a salire sul palco quando poi ti si apre la quarta platea e davanti c'hai gente che inizialmente è silenziosa, ma poi si emoziona, canta, partecipa e ti trasmette quell'energia a te. Qual è la tua sensazione? Guarda, io quando ho fatto il festival di Castrodaro non ti nego che ero veramente molto, ma molto emozionato, perché comunque arrivare già sul Rai 1 per me già è una grandissima veramente soddisfazione. La prima cosa che pensi, magari sì che ho l'ansia, perché io me ne accorgo proprio che ho il cuore che mi batte più del giusto, quindi. E poi anche quell'emozione perché appunto a me piace far trasmettere comunque qualcosa alle persone, tutto il mio stato d'animo, ciò che provo quando canto. Quindi voglio che anche le persone trasmettono e vivono con me il momento in cui canto. Quindi non è solamente una cosa che comunque riguarda me, è una cosa che riguarda anche al pubblico, quindi alla platea. Quindi ogni volta che io canto, io la mia emozione la trasmetto al pubblico. Ma voglio che il pubblico si deve immedesimare comunque con me, quindi è come se fosse una cosa tutta unica, quindi è uno stato d'animo che vivo sia io che anche il pubblico, quindi una cosa ecco, di entrambi. Ed è una cosa bellissima perché comunque poi c'è quella cosa concorde comunque che tra me e il pubblico, magari gli applausi, magari vedo a volte dipende i brani che canto, tipo Pavarotti oppure perché io sono un tenore. Pavarotti, tipo pure Andrea Bocelli, ecco questi pezzi, comunque questi brani di artisti noti in tutto il mondo. Comunque vedo molta gente che comunque si alza, mi applaudisce. Per me quella è la più grande veramente soddisfazione che posso avere, quindi è una cosa fantastica. E poi quella cosa di trasmettere l'emozione già
è una cosa che mi fa star bene, quindi è una cosa che veramente mi valorizza tantissimo e ne sono fiero appunto per questo. Quindi questo è quello che comunque, quello che sento comunque, che provo, ecco. Invece scendendo poi dal palco, la gente che ti incontra, oltre a farti complimenti, ci sono domande che in realtà poi è celato, cioè il loro viso ti hanno detto, hai pensato che fosse quella domanda perché loro forse erano timidi o emozionati nel farti anche la stessa domanda. Guarda, sì, mi è capitato in alcuni brani, magari come che so, Andrea Bocelli, anche Piero Mazzocchetti, comunque perché faccio questo tipo di... comunque canto questo stile di musica che va sia dalla musica lirica, comunque magari a musica pop, quindi è una cosa che riguarda entrambi. E capita a alcune persone che comunque quando scendo dal palco mi fanno comunque dei complimenti. Oppure magari mi apprezzano su quella canzone, ma anche alcune volte anche possibilmente anche una critica, perché possibilmente mi possono dire: guarda, che magari il brano magari poteva andare diverso da come l'hai fatto tu, oppure poteva andare molto meglio, come poteva andare molto, molto peggio. Ecco. Ma io comunque accetto tutto, quindi per me sono dei complimenti, perché è giusto che comunque si impara sempre dalle persone. Quindi ogni cosa che la gente mi dice, quindi. Io lo apprezzo e comunque me la porto dentro, perché possibilmente è una cosa che posso curare e quindi posso fare ancora meglio magari la prossima volta che salgo sul palco. Comunque faccio. Quindi tutto quello che comunque la gente mi dice, io lo apprezzo sia nel bene che nel male. Quindi è una cosa che a me piace tantissimo. Quindi non mi temo, ecco, non. È una cosa bella comunque, perché è giusto che magari la gente mi dice quello che pensa realmente, quello che prova quando mi sente cantare, magari ho qualcosa che magari non piace a loro, ecco, e magari me lo venga a dire così. È una cosa, per me è una cosa sempre una pietra preziosa, ecco, che mi tengo dentro. Te l'hanno mai Non chiesto i selfie? so. Sì, sempre sì. Quando ho fatto Castrocaro, mi ricordo quel periodo, sì, che ho fatto le serate e poi da Castrocaro qua in Sicilia mi sono fatto qualche delle piazze. Mi ricordo che la gente, quando dicevano finalista del Festival di Castrocaro, mi ricordo dietro al palco le foto, e quindi per me è stata veramente una grande emozione, più quell'anno nel 2011, ecco, 2012, in quei 2 anni, ecco. È stata veramente una forte emozione, perché comunque è bello sentire il calore della gente che comunque c'è, piace la tua musica e quindi hanno il piacere di condividere ciò che è mio, di condividerlo con le persone. Quindi per me quella è una cosa che mi fa veramente onore. Quindi. Il momento più bello che ricordi col maestro? Il momento più bello col maestro, guarda, col maestro Vice Tempera. Abbiamo avuto tanti bei momenti con il maestro, perché comunque sono stato qui a Milano e abbiamo cantato, mi ricordo, in un localino che c'era un pianoforte bianco, ricordo un piccolo ristorantino che magari potevano essere un 30 persone, ecco, un posto a sedere così, e mi ricordo che c'era questo pianoforte bianco e eravamo pochissimi, eravamo 10-12 persone, tra cui non ci conoscevamo tutti, eravamo a cena lì. E ho cantato comunque all'improvviso, c'era questo piano e quindi ci siamo un po', ecco, ci siamo fatti prendere dalla musica, da questo bel pianoforte, e abbiamo cantato la canzone, quella di Rama, quella che ha portato a Sanremo quest'anno, che è bellissima quel pezzo di Rama, e poi abbiamo cantato la canzone, quella del volo, mi ricordo, Grande Amore. Ecco, tutto fatto dal vivo, quindi quello è stato uno dei momenti più belli veramente che abbiamo vissuto con il maestro. Poi è stata, la seconda volta è stata per la Sagra dell'Uva internazionale qui in Sicilia, dove lì comunque abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto tanto, tanto veramente, e quindi ci siamo veramente immedesimati su tutto, e abbiamo scherzato, abbiamo riso, e nel frattempo delle prove. E poi abbiamo fatto un bellissimo spettacolo comunque la sera in piazza, che c'era una bellissima platea di gente, perché è un festival internazionale, quindi parlavamo di 4-5 mila persone come platea, quindi eravamo un bel po'. Comunque tanti momenti abbiamo passato insieme, dico, col maestro,
quindi potrei elencarli, dico tutti, quindi abbiamo passati tantissimi veramente e spero di poterne passare altri comunque prossimamente che lavoreremo insieme, comunque faremo altri brani sicuramente con il maestro Vice Tempera e quindi spero di condividere delle belle emozioni anche con lui e dei bei momenti, quindi ancora ce ne vuole tempo di stare insieme e di condividere. Il consiglio che ti ha dato, che ti ha fatto anche crescere artisticamente, è quello che ritieni più importante in questo istante. Il consiglio praticamente mi ha detto sempre di non fermarmi mai, quindi di continuare sempre con la buona musica, quindi perché comunque una persona comunque non finisce mai di imparare, quindi costantemente bisogna allenarsi a livello, cioè, musicalmente, in questo caso, quindi di allenarsi sempre, di continuare sempre a fare ciò che una persona desidera nella vita. Quindi quello che desidero io, appunto, a me piace cantare e spero di, comunque di realizzare i miei sogni e i miei progetti prossimamente. Quindi mi ha dato sempre dei bei consigli di continuare, che magari possibilmente la fortuna può arrivare anche un giorno, quindi mai tirarsi indietro e mai mollare per ciò che si crede. C'è qualche artista a cui ti sei ispirato o comunque porti un po', diciamo, nel cuore che comunque ti ha fatto anche crescere? Allora, artisti ne ho, cioè, ne ho tanti, comunque perché mi piace tanto, cioè i generi, mi piacciono due o tre tipi di genere. Come artisti, allora guarda, il volo, diciamo che sono dei tre tenori, quindi è ciò che si assomiglia comunque con la mia voce, quindi sono dei tre personaggi, comunque dei tre cantanti, in cui io magari mi ispiro anche a loro, quindi mi piacciono, però anche musicalmente mi piace Emma Marrone. Ecco, Emma Marrone è la mia cantante preferita, quindi da quando la prima volta l'ho vista ad Amici, quindi avevo io 17 anni, ne ho 29 quasi, quindi da 11 anni è la mia cantante preferita, Emma Marrone, non lo nego completamente, so tutte le sue canzoni a memoria, ecco, perché comunque a me piace tantissimo, Emma Marrone piace tantissimo il suo genere, piace tantissimo la sua musica. Il suo fascino, anche perché è una bella ragazza, non possiamo negarlo. Piace tanto di lei, veramente. E quello non c'è. Cioè, e anche poi altri artisti, magari che non sono italiani, magari che so, anche passando alla musica reggaeton, ecco, magari Maluma è un artista a cui a me piace tantissimo, e non nego che ascolto anche le sue canzoni, e quindi diciamo che un po' di tutto, un po' della musica italiana, un po' della musica estera, quindi faccio un po' di tutto. Cioè, dipende il cantante, magari anche la canzone a volte. Non è solamente il cantante, ma anche la canzone. Se ti piace, magari, se ti trasmette, tante e tante di quelle cose. Quindi dipende da tante cose, ecco. E a questo punto tu hai partecipato ai concorsi, festival, ma quanto è importante a questo punto il mondo del talent a livello artistico? Oppure in fondo i ragazzi sono una musica più usa e getta in questo periodo? Ma guarda, io, Pietro, sono dal parere che la musica comunque è bella tutta, quindi lì non lo metto in dubbio, però che accorgo io musicalmente che comunque il mondo in cui viviamo, magari anche la generazione di oggi, secondo me è più predisposta comunque ad ascoltare un tipo di musica attuale, quindi un po' di musica commerciale, appunto quella che è oggi. Quindi non so che posso dirti, tipo. Cioè, non che non va apprezzata bene la musica di una volta, però che magari viene un po' messa da parte, ecco, perché da quando ho capito la musica magari che potrebbe essere la musica lirica, che potrebbe essere anche la musica leggera stessa, sono un tipo di musica che piace magari a un pubblico possibilmente over 60, over 50, cioè magari il ragazzo di 20 anni possibilmente preferisce più la musica magari un po' più commerciale, quindi magari la musica comunque nelle radio, cioè ne potrei citare tantissimi di artisti comunque che in questo periodo fanno, per carità, della bellissima musica. Però per quanto riguarda comunque la gioventù adiacente di oggi, comunque secondo il mio parere un po' preferisce tutto ciò che
comunque tutti i cantanti comunque che fanno un tipo di musica, cioè quella che c'è attuale, comunque musica più reggaeton, ecco, più rap, ecco, sono queste ormai le due categorie che comunque vanno più forti, ecco. Invece la musica magari che potrebbe essere quella di una volta, la musica veramente più bella possibilmente per me, perché a me piace tantissimo, possibilmente va un po' accantonata e quindi messa da parte e magari viene ascoltata solamente da persone che piace veramente quel tipo di musica, ma non da tutti, possibilmente ragazzi o tutte le persone che comunque veramente la capiscono quel genere, ecco. Ma l'utilizzo di Spotify e tante altre piattaforme può evitare, cioè c'è il rischio che questa musica effettivamente sia deprezzata. Alla fine commercialmente non ha un valore massimo, perché una volta ci si andava al negozio di dischi a cercare il singolo, si aspettava l'uscita del disco. Adesso con fatto questi brani, anche pagando poco valore, però poco, come Spotify, iTunes, però non è che c'è il rischio che la musica effettivamente perda un pochettino il suo valore. Guarda, non lo so, perché ormai su tutte le piattaforme, quindi su Spotify, comunque su iTunes, tutte le piattaforme troviamo qualunque genere di musica, quindi quello sì. Però che vedo che magari ci sono delle visualizzazioni in cui c'è un tipo di persone, perché comunque una volta c'era, si aspettava l'uscita dell'album, comunque si aspettava l'uscita del disco, ecco, e quindi si andava ad acquistare. Nelle varie edicole, comunque nei vari tabacchini, eccetera. Quindi, secondo me, una volta era meglio, secondo me. Però adesso possibilmente troviamo la musica ormai ovunque, quindi la troviamo sia sulle piattaforme, ma anche su YouTube, su qualunque social, anche su TikTok, perché ormai va di moda anche TikTok. Quindi troviamo qualunque tipo di genere musicale. Quindi, secondo me, non è più come una volta. Secondo me, una volta si capiva veramente il senso della musica e si capiva magari veramente ciò che era la musica. Ecco. Quindi oggi un po' le cose sono cambiate, perché comunque oggi non si aspetta più con quell'ansia o quell'adrenalina di aspettare l'album dell'artista che esce, del cantante. Ma oggi già si va su Spotify, si va su iTunes e quindi si va subito sul facile. Ecco. Quindi penso che una volta era diverso e secondo me era meglio, ecco. Da un punto di vista, poi ognuno ovviamente è libero di pensarla come vuole, ecco. Allora, mi hai già detto all'inizio che ci sono date da sicuramente prossime date, ma prossimi progetti oltre a questo singolo? Allora, altri progetti oltre a questo singolo, comunque siamo sempre con il grande maestro Vice Tempera, che a breve faremo altre novità, comunque altre news, ci saranno altre cover che faremo prossimamente e anche dei brani anche di artisti comunque noti che vorremmo fare però solamente inediti, quindi dei brani inediti veramente a tutti gli effetti, non più cover ma brani inediti, sempre con la musica del maestro Vice Tempera. E quindi mi voglio soffermare qui perché comunque sono delle novità, comunque delle sorprese che verranno a breve. Quindi la cosa buona è che continueremo con il maestro Vice Tempera a lavorare sulla musica e su questo progetto e quindi siamo già che ci sentiamo un giorno sì, un giorno no, perché comunque ci saranno delle news molto belle per quanto riguarda questo progetto che abbiamo io e lui e spero che magari dopo che faremo queste due canzoni, faremo tutto ciò, faremo dei brani veramente che poi saranno i miei e avrò il piacere poi magari di condividerli con voi, ecco, e farveli ascoltare. Se vi fa piacere potete seguirmi su TikTok, Jody, su Instagram, sulla mia pagina Instagram, Jody, su Facebook, Jody, e anche sul mio canale YouTube. Quindi se vi fa piacere di ascoltare le mie canzoni, perché ci sono altre canzoni di altri artisti e anche canzoni miei che comunque ho fatto ultimamente una canzone che ho fatto adesso è Qui con me, che è una canzone un po' estiva che dovevo farlo uscire l'anno scorso, ma poi quest'anno l'ho riarrangiata, l'ho fatta diversa ed è una canzone molto bella che si chiama Qui con me
ed è uscita 15 giorni fa, quindi se vi fa piacere potete anche ascoltarla, scritta da me e fatta da me, quindi tutto qui, Pietro. Volevo dire grazie mille, spero di rivederci alla prossima, e buona musica a tutti, sempre. Benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo ospite un cantante, Jody. La prima domanda viene spontanea per chi ci ascolta. Se dovessi descrivere chi è Jody, ma soprattutto perché Jody, come lo descriveresti? Allora, innanzitutto, ciao Pietro, ti ringrazio di avermi ospitato. Allora, Jody è praticamente un artista che nasce nel lontano 2005-2004. Ecco, sono stato scoperto dal grande.